Albert Kesselring era il comandante delle forze di occupazione tedesche in Italia. Nel 1947 fu processato per crimini di guerra e condannato a morte. La condanna fu poi commutata nel carcere a vita. Nel 1952 venne liberato per via delle sue condizioni di salute. Tornato in Germania, disse che gli italiani dovevano essergli grati e avrebbero dovuto dedicargli un monumento. A tale provocazione, Piero Calamandrei, padre della Costituente, rispose: «Avrai, camerata Kesselring, il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà? A deciderlo tocca a noi, non coi sassi affumicati dei borghi inermi, straziati dal tuo sterminio, non con la terra dei cimiteri, dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità, non con la neve inviolata delle montagne che per due inverni ti sfidarono, non con la primavera di queste valli che ti vide fuggire, ma soltanto col silenzio dei torturati, più duro d'ogni macigno, soltanto con la roccia di questo patto, giurato tra uomini liberi, che volontari s'adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai morti e vivi con lo stesso impegno, popolo serrato, attorno al monumento che si chiama ora e sempre Resistenza!